Soddisfatto? No, 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 cioè sono soddisfatto. Sì, avrei voluto vincere, però insomma, vincere contro il Siena non è facile. E ci abbiamo provato, anche se poi ovviamente è una partita che ha tante difficoltà, perché ovviamente la posta in palio era altissima, era enorme. Sono felice sicuramente perché abbiamo visto, insomma, ecco, tutto quello che c'era sugli spalti, tanti tifosi sia del Poggi Bonzi che del Siena, quindi sono contento per aver giocato una partita del genere in questo periodo che forse per me era anche inaspettata, quindi devo ringraziare i ragazzi sicuramente perché l'hanno fatto fino ad oggi. E poi oggi, ovvio, insomma, abbiamo provato, anche se poi era difficile perché il Siena ci aspettava, ripartiva e non volevamo lasciare troppi spazi a. Quindi è stata una partita che sicuramente il risultato è, credo, giusto, un pareggio giusto per entrambe e va bene così. Aspettavo un Siena che si difendeva un po' più indietro rispetto al Poggi. Ma io devo essere corretto, molto, molto leale, sportivo. Ovviamente giocare 3 partite in una settimana non è facile per nessuno e quindi pensavo che magari nella seconda parte della partita il Siena avesse un crollo fisico. Però credo sono stati bravi, ordinati tatticamente e noi abbiamo provato a fare la nostra partita, bravi dietro, bravi in mezzo, davanti ci è mancato qualcosa, però credo che poi questo è il nostro percorso, siamo una squadra maschia, tosta, un po' all'inglese, che fa un calcio abbastanza tattico, organizzato, fisico e poi riusciamo a trovare qualche golletto su calci da fermo, su calci d'angolo, su calci piazzati. Però insomma, oggi va bene così. Era troppo importante, sono felice insomma che non sia successo nulla nel campo e fuori, ecco. Lo Sky un po' abusando di questa solidità difensiva, mi riferisco chiaramente all'esclusione di Valenti in favore di Vitiello, perché ho visto un po' Gimonzi, questa scelta ha certificato secondo me una mancanza di coraggio, almeno questo è quello che vedo io. Perché sono diverse partite e al di là dei calci piazzati fate poco. Posso essere d'accordo con te in parte, io ho ragazzi tutta la settimana, quindi vedo quello che fanno, quello che danno e credo che se ho fatto certe scelte l'ho fatte con grande convinzione e poi c'è anche da dire che Valenti ha giocato tutto il secondo tempo, quindi voglio dire, lo spazio l'ha avuto. Poi se diciamo gioca uno il primo, gioca uno il secondo. No, non, io credo che la formazione migliore era quella, perché ovviamente abbiamo tenuto i 4 dietro che sono stati fino ad oggi la nostra storia. In mezzo abbiamo fatto giocare Gradoni, Casciagli, Galbiati e Rossetti, che sono i più importanti. Ovvio che poi i 4 ande da qualche parte devi mettere. In questo momento io credo che abbiamo qualche difficoltà con altri under e quindi era giusto secondo me far giocare Vitiello, che poi non scordiamo che viene dall'Arezzo, C2, quindi un giocatore che insomma è anche un ragazzo in gamba, ecco. Questo calo che ti aspettavi del Siena nel secondo tempo, te lo aspetti anche in previsione della parte finale del campionato? Ma ora andare a giudicare quello che farà il Siena, onestamente non lo so e non mi sembra nemmeno giusto. Io devo solo pensare a cercare di riuscire a fare qualcosa in più dalla tre quarti in avanti, perché sicuramente siamo una squadra che deve migliorare quello che è la fase offensiva sicuramente. Però ecco, poi bisogna anche essere precisi e siamo a tre quarti un campionato, quindi dove i ragazzi davanti hanno giocato tutti e si poteva fare meglio, quindi oggi dire ma gioca Tizio, gioca Tazio, insomma non mi sembra, perché lo spazio l'hanno avuto tutti e sicuramente qualcosa davanti dobbiamo fare meglio. Poi quello che farà il Siena io no, onestamente non ho la capacità di poter dire come hanno lavorato. Io penso che poi, e lo penso veramente, che il campionato sicuramente il Siena ha un vantaggio rispetto a tutte le altre perché è una squadra importante, una città importante,
un pubblico numeroso, però è un campionato dove io credo che, se guardiamo la classifica oggi, in 5, 6, 7 punti ci sono altre squadre, e quindi vediamo quello che succederà davanti, ecco, nel proseguo. Ma secondo me, mi riallaccio alla domanda precedente, sicuramente la condizione fisica conta tantissimo. Noi abbiamo lavorato tanto a luglio-agosto, abbiamo lavorato tantissimo nel periodo in cui c'è stata la sosta, quindi mi auguro di poter fare le ultime 6-7 partite con una condizione importante. Però poi dopo non basta, ci vuole anche qualità, ci vogliono i gol. E dobbiamo migliorare lì.